C'è qualcuno lì! Ciao, tesoro! Dipingi il cavallino di rosa. Raccogli i pompon. Fai una criniera morbida. Glitter. Corno magico. La nuvola è arrivata. Avanti verso l'avventura paradisiaca. La ragazza sta mangiando il gelato. Cos'è? È un unicorno! Wow, esistono davvero! Prendi, tesoro! Hai molta fame! Yes! Prendo altre prelibatezze! Grazie, sei così gentile! Oh! Mi dai un arcobaleno? A presto! Questo arcobaleno aiuterà anche me a diventare un unicorno! Yay! Cambiamo vestito! Taglia le strisce. Tulle arcobaleno. Le stelle brillano. L'unicorno ha portato le cordine. Raggi in azione. Bel corno. Completa l'avvolgimento. Si è trasformata nel bellissimo unicorno Melissa. Andiamo al parco. Ogni suo passo lascia stelle. Tutto è verde, ma senza fiori. Posso cambiare le cose. Perfetto. Qualcuno sta litigando. Oh. Aiuto, questi due devono fare pace. Ok. Oh, così non va. Da dove viene? Oh. È per me. Yes. Che romantico! Fantastico! Scegli un cilindro. Incolla il fondo. Ci sono nuovi dettagli. Incolla la scatola. Cerniere. Decora con i cristalli. Color legno. Applica la patina. Un vecchio lucchetto. Cos'è conservato nell'antico baule? Le ragazze vanno nella vecchia soffitta. Oh. È inquietante qui. Megan, dove sei? Boo. Mi hai spaventata. Esploriamo questo posto. Ok. Sara, guarda, c'è un baule. E se ci fosse un tesoro? Yay! Forse non dovremmo aprirlo. Dove stai andando? Hey! I pipistrelli hanno portato Megan in laboratorio. What? Si vedono solo le zanne. Proviamo questi modelli. Voilà! Aggiungi le maniche a sbuffo. Un grazioso rubino. Una gonna corta. Strascico. Megan è cambiata molto. Oh, che mattinata! Oh, basta! Oh, mi fa male la testa. Non ho il riflesso. Forse con la macchina fotografica è diverso. Niente. Dovrò fare così. Disegnami nel modo più realistico possibile. Ok. Sei una vera musa. Wow! Ecco come sono. Oh, grazie, bellissimo ritratto. Goodbye. Oh, baule malvagio, cosa c'è che non va in te? Prendi il filo di ferro. Cerchietto con conchiglie.
decora con gli strass. Chi riceverà la corona dei mari? Sara si è ritrovata in fondo al mare. Dove sono le mie gambe? Oh my God! Sono una sirena? Possiamo nuotare più vicino? Yeah. Abbiamo una nuova sirenetta. Ragazzi, questa bellezza è disperata. Com'è successo? È il primo giorno sott'acqua? Yeah. Una bellezza così merita di essere la regina dei mari. Yay! Un trono per la nostra sovrana. Gloria alla regina! Un po' di magia di Lalilu. Prendi la colla vinilica. Una matassa di lana. Infilala nella colla. Avvolgi il palloncino. La metà del tubo di carta tornerà utile. Avvolgi il filo. Dagli forma. Prepara la poltrona. Imbottitura soffice. Questa poltrona bozzolo sembra fluttuare tra le nuvole. L'unicorno è disperato. Oh, dove posso sedermi? Nah. Questo letto... Oh. Forse una sedia mi aiuterà. Devo fare qualcosa. Pronto, arredamento paradiso? Ti ascolto. Sì, abbiamo ancora la sedia bozzolo. Un attimo. E la poltrona è già lì. Evviva la mia poltrona! Yay! Oh, è bellissima! Wow! È morbida, mi sento come se stessi fluttuando. È perfetta! Prepara i cuori. Le stelle. Appendi le ghirlande su un bastoncino. Alla vampira piacerà questa ghirlanda. Megan torna a casa con il dipinto. Wow! Il posto più onorevole. Questi interni non si adattano al mio nuovo look. Devo cambiare tutto. Oh, yeah. Liberiamoci delle vecchie cose. E ora una riprogettazione. Yay! Bel letto bara. Oh, qualcosa di delizioso. Cuori. Oh, sono di peluche. Ragno, pensa a cosa farne. Ok. Wow. Oh. Wow, adorabile. Completerà gli arredi. Ora la mia casa è ancora più bella. Prendi i barattoli. Svuotali. Melma? Colore sbagliato. Riprova. Gelato. Dentro c'è della melma rosa. Aggiungi i brillantini. Mescola. Riempi il barattolo. Decora con gli orpelli. Marmellata di meduse. Interessante. Hey! Vi invito a visitare la mia magica cucina. I barattoli ci torneranno utili. Prendete una ciotola trasparente. Dove siete, amiche? Siamo arrivate. Condividete la marmellata? La sirena ha la ciotola piena. Good job. Ora mettiamo tutto nei barattoli. La nostra marmellata Yay! È pronta. Yummy. Prendi il vecchio coperchio. Colora di blu. Aggiungi delle palline di polistirolo. Decora i lati. I cittadini del mare accorrono. Attacca un anello magnetico. Prendi gli spiedini. Quante perline! Conchiglie. Tesi metallici. Attacca i nastri. Canne da pesca. Una pesca divertente e senza danni alla natura.
Melissa aspetta che le sue amiche vadano a trovarla. È tutto pronto? Oh, dove sono? Una sedia per la vampira. Sara, trascinarti qui non è facile. Che cos'è? C'è una sedia oscura per te. Oh! Perfetto! E cosa facciamo? Ho preparato un gioco. Preso! Yay! E io ho preso un polpo. Le ragazze sono appassionate di pesca. Potrei pescare tutto il giorno. Oh, divertente! Ammetto che mi è piaciuto. Oh, quanto tempo ho dormito! Il suo stomaco brontola, ha bisogno di uno spuntino. Va nella foresta. Ti presentiamo la vampira Gloria. Ama il colore rosso. Non sorprende che anche il suo top sia fatto di quel colore. Il corsetto si chiude con il velcro. Sembra che i pantaloni non stiano bene. La vampira ha sempre ragione. Wow, una gonna di pelle attillata sta davvero molto meglio. Le sue gambe sono ricoperte dalle calze a rete. Manca qualcosa. Proviamo ad aggiungere un coprispalle. Arriccia il tessuto nero in questo modo. Usciranno delle maniche. E possiamo fare anche un colletto di pizzo. I migliori designer di Lalilu hanno creato un outfit speciale. Completa l'outfit con uno strascico rosso e nero, un po' di pizzo e Gloria è pronta a stupire i cittadini di Lalitown. Deve prendere la sua preda. Ed ecco un coniglio. Bene. Posso mangiare anche uno scoiattolo. Quanto cibo! Ma gli animali iniziano a lanciarle dei pomodori. La vampira ne ha accidentalmente ingoiato un pezzo. Non è male. Non ferirò più gli animali. Non avrei dovuto cacciarli. D'ora in poi mangerò solo frutta e verdura rossa. Dobbiamo preparare molto succo di pomodoro. Sigilla il fondo della scatola di plastica con la colla a caldo. Aggiungi le etichette. Due confezioni di succo fresco sono pronte. Prendi un piccolo pezzo di cannuccia. Premi il bordo. Aggiungi un tappo e rimuovi l'eccesso. Un tubetto di concentrato di pomodoro è sempre facile da usare. E una bottiglia di ketchup è un bel bonus. Le bacche si trasformano in gustosi pomodori con steli verdi. Gloria ora li tiene ovunque. Dorme addirittura con le sue verdure preferite. La mia serata inizia con un bicchiere di succo di pomodoro. Oh, è delizioso! Gloria ha deciso di fare colazione nel suo bar preferito. Ci sono tanti piatti rossi lì. Ma le persone di solito scappano quando vedono un vampiro. È sangue! Mettetevi in salvo! Non sanno che quello che beve Gloria è succo di pomodoro. Ops, avevo del succo di pomodoro in faccia. Stephanie sta andando a fare un picnic. Mette in moto il suo scooter rosa e parte. Il tempo è perfetto per stare all'aperto. Diamo un po' di argilla leggera ai pasticceri. Crea tre cordicelle. Arrotolale e tagliale in piccoli marshmallow. Quante leccornie! Mettili nei sacchetti. Aggiungi un'etichetta e decora con i fiocchi. Qualcuno farà uno spuntino delizioso. Steffi ha raggiunto il campeggio. È il posto perfetto per un picnic. Quindi posa una coperta. Mi siederò proprio qui. I suoi marshmallow preferiti stanno già iniziando a sciogliersi. Sarà più divertente con la musica. Rami secchi, venite qui. Accendiamo un fuoco. Yeah! Sogno da una vita di arrostire i marshmallow. Le prelibatezze sono una cena perfetta. Probabilmente farà dei sogni luminosi. Oh, è così bello qui! Wow, Steffi sta volando su un magico unicorno tra soffici nuvole e arcobaleni. Oh, è stato un sogno bellissimo! È come se questo tessuto scintillante fosse stato creato da magici unicorni. Delinea una silhouette e ritaglia i pezzi. La tuta si adatta perfettamente. Delle strisce di finta pelliccia decoreranno il collo e le maniche. Delle eleganti scarpe da ginnastica con plateau sono davvero incredibili. Falle una coda di cavallo alta. Questi elastici sono l'abbinamento perfetto.
Ogni unicorno ha bisogno di un corno magico. E i pompon decoreranno il suo vestito, i suoi capelli e le sue scarpe. Ci sono ali fatte di piume di carta dietro la schiena di Steffi. E un paio scintillante le fa brillare anche attraverso le nuvole. Questo unicorno ha una coda speciale composta da extension colorate con un grazioso fiocco. Steffi è irriconoscibile. Il suo nuovo look è fantastico. Questa foresta è magica. E dopo essersi svegliata si accorge di assomigliare al suo personaggio preferito delle fiabe. Wow, sono un unicorno! Fantastico! Vediamo cos'è quel rumore. Dopo essersi guardata intorno, Steffi vede delle persone che si allenano. Ciao, sono Anna. E io sono Steffi. Sei un atleta? Sì, e tu devi essere un unicorno? Credo di sì. Alleniamoci insieme. Così il nostro unicorno inizia a fare esercizio e la sua amica l'aiuta. È ottimo per essere la tua prima volta. Oh, ci serve dell'acqua. Questi dischi di polistirolo sono leggeri, ma andranno bene per chi ha appena iniziato ad allenarsi. Dipingili di rosso e scrivi il peso su ciascuno. Aggiungi dischi alla barra. Posso allenare le mie dita? I pesi sono il modo perfetto per iniziare ad allenarsi. Due perline e un pezzo di stuzzicadenti diventeranno dei pesetti. I pesi vengono posizionati su un apposito supporto in base al loro peso. Scegli quello giusto per te. Prenderò questi. Non sono troppo pesanti, ma nemmeno troppo leggeri. Anche Gloria conduce uno stile di vita sano. Ciao, è un posto per allenarsi questo? Certo, scegliamo un programma speciale per te. L'allenatore sceglie il livello di esercizi giusto per la nostra vampira. Flessioni. Fantastico. Ora esercitiamoci con la fitball. Poi facciamo i pesi. E ora l'ultimo esercizio. La panca. Iniziamo con un disco. Me ne servono di più, così è troppo facile. Bisogna aggiungere peso gradualmente. No, voglio più peso. Una vampira può sollevare anche il suo allenatore. Vedi? Sto andando alla grande. Sono scioccato. Oh! Ops, dimenticavo che è pesante. Prepara i piedini per una vasca da bagno. Taglia i tappi in questo modo. Cosa sono? Zoccoli? Che creatività! Dipingi la base di bianco e gli zoccoli d'oro. Sono così carini con della pelliccia artificiale. È ora di installare la vasca. Decora il contenitore con nastri luminosi e strass che brillano come cristalli magici. Anche glitter arcobaleno decoreranno la vasca. Che posto comodo per rilassarsi! Dopo una giornata di allenamento, Steffi si rilassa con un bel bagno. Acqua calda, pace e tranquillità. Prepara una vasca. Il contenitore ha un aspetto migliore se è nero. Tappini d'oro al posto delle gambe. Che eleganza! Installa una cannuccia come rubinetto. Anche le manopole sono d'oro. Crea un tavolo di sisal scintillante. Gloria fa sempre il bagno dopo essere andata in palestra. Cosa? Non c'è l'acqua? All'improvviso le viene una grande idea. Perché non riempire la vasca di succo di pomodoro? Ne sono rimasti un po', ne prendo altri. Una scatola dovrebbe essere sufficiente. Ho bisogno di più succo. Dovrò spremerlo. Danza del pomodoro, yay! La vampira sta bevendo il suo cocktail preferito, un pomodoro Mary. Il succo di pomodoro è molto più saporito con un po' di sale. E il bagno sarà migliore in questo modo. Versa sale vulcanico, sale marino e persino sale dell'Himalaya nelle bottigliette. La presentazione è molto importante. Etichette, fiocchi e tappi. Ogni dettaglio è perfetto. Gloria ha scelto personalmente i sali giusti. Di sicuro adora fare il bagno. La vampira ha deciso di rilassarsi dopo essere andata in palestra. Mi ero quasi dimenticata del sale marino. Aggiungiamone un po'. Oh, sta succedendo qualcosa al succo di pomodoro. Questo piccolo vulcano sta per eruttare. Oh, è andato tutto bene. Chi è la più bella del mondo? Oh, sembra che ci siano troppi pomodori. Mi sto trasformando in un pomodoro.
scrivi la ricetta per fare una bomba da bagno, bicarbonato, acido citrico e colorante alimentare. Riempi uno stampo in silicone. Ci servono più glitter? Che belli! Metti piccoli cuori nei sacchetti. Il nostro unicorno ama prendersi cura di sé. Steffi ha molte bombe da bagno. Le mie preferite sono i cuori di fragola. Oh, solo una non basta. Più bombe da bagno significano più schiuma. Oh, la mia pelle è luminosa, i miei muscoli sono rilassati. È perfetto! La nostra dolce bambina sta dormendo, ma il cane si annoia. Oh, sono all'alilù! Facciamo un bel body. Wow! Aggiungi le orecchie e delle frange scintillanti. Dov'è la nostra piccola? Ciao, mi chiamo Sai. Un'amica è andata a trovare l'unicorno. Sai, vuoi giocare a nascondino? Volentieri! Pronta o no, io arrivo! Sai corre a nascondersi. Non riuscirà a trovarmi. Oh, ti vedo! Oh, ma cosa posso farci? Tutti riescono a vedere il mio corno! È ora di riposare, che infanzia meravigliosa! Crea la base per una giostra con un supporto di plastica. Dipingi tutto di color menta. Dipingine una parte di rosa. Posiziona la struttura sul disco. Taglia il filo di ferro e attacca i pezzi. Mmm, il gelato buono! Possiamo mangiarlo più tardi. Per ora ci servono le figurine di unicorno. Dipingile! I cavallini sono pronti! Decora la giostra con le perline. No, vorrei poterci salire anche io. Che bella giornata di sole! La tata e la bambina sono andate al parco. È una giornata perfetta per una passeggiata. È divertente qui. Wow, che macchina interessante! Possiamo giocare anche noi? Certo! Vediamo cosa abbiamo vinto! Un unicorno! Hi. Posso avere un biglietto? Gli unicorni girano e le bambine sono felicissime! Wow! Una foto per ricordare questa bellissima giornata! Tata, voglio fare un altro giro! Trasforma la bambola LOL nella ragazza unicorno da grande! Wow, che frangia colorata! Crea una gonna soffice con i nastri di raso. Cerchietto rosa. Wow! Hai un corno e le orecchie! Oh, che bambina carina! L'unicorno Sai si diverte tra le nuvole. Sì, le nuvole sono così morbide! Dopo il salto, Sai si sdraia per riposarsi un po'. Una pioggia splendente! La stella è atterrata proprio su Sai. Non te l'avevo detto? Appena le stelle si accendono, le prendo con il mio corno! Avremo bisogno del nastro per il nuovo lavoretto. Ora abbiamo un dondolo. La carta colorata si è divisa in strisce multicolori. Che carino, è un arcobaleno! Prendi degli anelli di plastica. Decora con dei cuori grandi. Ai bambini piacerà sicuramente questo giocattolo. La nostra bambina deve padroneggiare le sue abilità da unicorno. Non è facile contrarre la sua magia. Dimmi come posso fare apparire qualcosa. Devi desiderarlo e credere nei miracoli. Ci provo. Ops, questo non è quello che volevo. Bei cactus. Ancora una volta. Un pettine. Ok, sarà utile per pettinare la coda e la criniera del mio pony. Ma comunque voglio un dondolo. Sì, ha funzionato. Fantastico, potrei usarlo tutto il giorno. Tocca a me. Ciao, bellissima. Sei qui per un nuovo look. Sagoma perfetta! Delineala lasciando spazio extra sull'eco pelliccia arcobaleno. Che corpo soffice! Scegli gli adesivi più belli.
e mettile un cuore sulla fronte. Wow! Ora la coda. È l'unicorno più carino del mondo. Sai, sta crescendo. Lei e le sue amiche hanno deciso di trascorrere la serata al buio più completo. Le amiche si sono radunate intorno al fuoco. È ora di raccontare storie spaventose. Era una notte buia e tempestosa. I due unicorni erano sul prato, quando improvvisamente apparve Mortisia da dietro un albero. Voleva rapire gli unicorni magici per ottenere la bellezza eterna. Presi! Sono scomparsi nella nebbia e non sono stati mai più visti. Ah, che paura! Oh, dai, non ci credo. Credi quello che vuoi, ma... Oh, cos'era quello? Ah, il cespuglio si sta muovendo! Mettetevi in salvo! Chi ha spaventato gli unicorni in quel modo? Ah, è solo un gattino grigio che voleva scaldarsi accanto al fuoco. Questo tornerà utile. Questa striscia arcobaleno diventerà la copertina del nostro diario. Taglia la carta colorata in pagine. Questo pezzo si prenderà cura della sicurezza. Ora i segreti sono sotto chiave. Il ciondolo con la chiave è sempre con sai. Qui ci sono tutti i suoi segreti. La ragazza unicorno è tornata a casa. Oh, che giornata impegnativa! È successo di tutto! Shoo! Miei dolci gattini, siete così carini! Ho giusto il diario! Grazie per la chiave! Senza di te l'avrei sicuramente persa! Quindi il mio segreto è che posso parlare con gli animali! I gatti sono gli animali migliori con cui parlare! Scrivo e lo chiudo, così nessuno lo scoprirà! Shh! Non deve saperlo nessuno! Sogni d'oro, sai? Manterremo il tuo segreto! Ciao! Ehi, dov'è la mia lussuosa criniera? Aspetta un attimo, la Lilù si occuperà di tutto! Le ciocche pastello e una treccia con strass completeranno perfettamente il tuo look! Bel taglio di capelli! Il corno con le orecchie è apparso sulla sommità della sua testa! Che bellezza! Prepariamo il tessuto arcobaleno per il vestito. Taglia! La nostra gonna è pronta! L'elastico soffice diventa il top! I sandali d'argento sono decorati con i pompon. Ora è pronta per l'età adulta! La sua dolce casa è piena di foto! Oh, quanti ricordi! E queste sono le mie foto preferite! Oh, c'è qualcuno! Ciao, hai chiamato per la tolettatura? Esatto, al mio cane sei mancata tanto! Ha bisogno di un massaggio e di un taglio di pelo! Facile, sono una professionista! Per prima cosa, facciamo un bel bagno al cucciolo! Adora il bagno schiuma! Ora asciugatura e styling! E il tocco finale! Wow, che accessorio meraviglioso! Bello! Prepara la gomma piuma blu! Aggiungi due pezzi! Fissa le metà sugli anelli. Ed ecco la nostra patente di guida. La nostra Sai potrà guidare un'auto. Decora la copertina con dei simpatici adesivi. Adesso è indipendente. È iniziata la scuola guida. Manca ancora una persona. Scusi, sono un po' in ritardo. Non accadrà più quando avrò la macchina. Siediti, prego. Oggi è un giorno importante. Farete l'esame. Prestate attenzione ai cartelli e non sbagliate nulla! Il tempo è scaduto! Consegnate! Wow, abbiamo una studentessa che ha ottenuto il punteggio perfetto! Congratulazioni, unicorno! Hai ottenuto 100 punti! Sì, grazie! Mi sono impegnata tanto! Mi daranno la patente? Certo! Ma prima facciamo una foto! Ecco il tuo documento! Wow! Grazie per queste lezioni interessanti! Stop! Questa macchina deve essere migliorata. I sedili pelosi sono molto meglio. Disegna i cuori. I tergi cristalli fatti con gli scovolini sono perfetti. Ciglia sui fari e un volante soffice. Rendiamo felice il nostro unicorno.
Cos'è? Non ci posso credere! Questa macchina è bellissima! Premo il gas! Un po' di retro! Ops! Mi sono schiantata contro una palma! Cosa posso fare? I meccanici di Lali lo sistemeranno tutto! Hai l'assicurazione? Presto! Avvolgi dei pezzi di imbottitura nelle coperte colorate. Chi si nasconderà lì dentro? Fai il calco del viso delle Baby LOL. Lascia cuocere per un minuto. È un miracolo! Puoi stampare il viso. Disegna occhi e frangetta. Metti dei cappellini di pizzo sulle piccole. Lega le buste con dei nastri. Tre gemelle, wow! Wow, che fortuna essere la mamma di queste dolci bambine! Faremo una visita di controllo. Misuriamo l'altezza. Sembra tutto normale. Scriviamo. Beh, mamma, congratulazioni! Sei pronta per andare? Sono così felice! Le mie adorabili bambine! Grazie, dottoressa! Statemi bene!